Gente, buon salve, bentornati. Era da una vita che non facevo uno steak. Ho preparato un nuovo setup luci per oggi. Non lo so, però non mi convince appieno. Quindi direi che per stavolta ce lo teniamo così, poi magari non so anche un po' meglio. Però ho qualche notizietta tech per voi. Era da una vita che non vi portavo uno steak. Quindi questo penso sarà il primo episodio della settimana, ne usciranno due. Questo di oggi, in cui parlerò di una sola notizia, però bella succosa, e poi nella settimana uscirà qualche chicca, sabato massimo lunedì prossimo uscirà un teaser, vi dico solo un teaser, non vi dico di cosa, un teaser. Il dicembre sarà un mese bello impegnativo per il canale, sì, c'ho dei video assurdi, sì. Vi dico solo che in programma un video già per gennaio, perché iniziano le riprese, penso, verso domenica. Quindi capite quanta roba c'è da fare. Sto preparando venerdì mi arriva un prodotto particolare. Vi dico solo. Ma comunque parliamo di riparazione, di dispositivi, della mela. Due temi che non vanno molto d'accordo, perché sappiamo che qua se proprio te lo vuoi far riparare, se rompi qualcosa, da solo non te lo puoi riparare, e poi costa un fottico quando te lo fai riparare da Apple, che però resta comunque sempre la cosa migliore. Ma oltre a queste cose, Apple, anche per la cosa del diritto alla riparazione, delle cose di Biden, dell'UE, di tutto, dicevano, anche per l'ultimo discorso di Biden, cose dell'Unione Europea, e poi ha detto, vabbè, non ci scassate più le palle e noi vi diamo sto maledetta cosa per la riparazione. Quindi Apple ha messo sul suo sito, self-service repair, quindi per ora saranno per iPhone 12 ed iPhone 13 ed arriveranno poi per Mac con M1 e tutti i Mac, quindi con processori ARM. Comincerà dal 2022 e Apple non si capisce ancora se venderà anche proprio le cose per ripararlo, però comunque offrirà la riparazione ai clienti dei loro dispositivi, ovviamente se in grado, perché comunque ci sono tutti i centri di riparazione affiliati con Apple, direttamente da Apple, quindi ragazzi è una cosa, perché rompete uno, quindi lo rompete, va pagato, poi dovete pagare anche la riparazione seria, è un casino, quindi bisogna essere certificati, cioè bisogna essere sicuri di saperlo riparare almeno al 90%, anche 95%, è una cosa su cui bisogna stare molto attenti, però Apple darà anche le istruzioni per sistemare il dispositivo. Oltre che non penso che uno stia in una posizione così chill per riparare un iPhone, però comunque è una cosa fantastica, perché uno che lo sa fare, perché ripeto, è per cose, è per persone, ma merda, ma si stacca tutto, ma Cristo. A few moments later. Quindi è quello che si è capito, metterà anche dei videocorsi, sistemerà proprio una parte del suo sito con videocorsi per sistemarlo, istruzioni vere e proprie e i pezzi che si possono ordinare insieme a tutte le cose per ripararle, mini cacciaviti, cose che possono essere utili per farlo. Non lo so, vedremo. Prima o poi magari parleremo qualcosa con qualcuno di spero, se avete voglia, commentate, potrebbe essere una bella roba per i 100 iscritti. E nulla, gente, per questo video è tutto, noi ci vediamo prossima volta con un prossimo video, domani. Cioè, raga, troppi video vi sto mettendo, troppi video, forse domani sul secondo canale, non lo so, ciao.